Massimiliano Frascino, presidente della Fondazione Il Sole. Siamo qui con lui a parlare del ciclo raduno della solidarietà che il Comitato Provinciale WISP ha organizzato per la Famollus. Massimiliano, WISP e Fondazione Il Sole ancora insieme, un'amicizia che va avanti negli anni. Sì, sono oramai più di 10 anni che il Comitato Provinciale della WISP di Grosseto sostiene la Fondazione Il Sole, per cui questa è anche l'occasione per esprimere ancora una volta la nostra gratitudine per la continuità dell'impegno che la WISP ha al fianco della Fondazione, consentendoci di fare tutto quello che facciamo per le persone con disabilità. Il ciclo raduno di quest'anno in particolare è venuto molto bene perché hanno partecipato un centinaio di ciclisti e questa è anche la testimonianza dell'affetto che c'è intorno alla fondazione perché le persone che hanno partecipato alla gara sapevano che lo facevano per darci una mano. Massimiliano, questa volta si parla di ciclismo. Ancora una volta i grossetani hanno dimostrato di avere a cuore quello che la tua fondazione porta avanti negli anni ormai da tempo. Lo sport c'è, lo sport aiuta le persone che hanno bisogno di aiuto. Sì, lo sport è un grandissimo veicolo sia di integrazione sociale che di mobilitazione delle persone. In particolare la WISP dall'anno scorso sostiene il nostro progetto Autonomia Possibile che è rivolto alle persone disabili per dargli una risposta in termini residenziali. Stiamo raccogliendo le risorse per acquistare un appartamento. Abbiamo già raggiunto circa 205.000 euro e la WISP con iniziative come questa dà un contributo importante. Noi speriamo di concretizzare questo impegno che ci siamo presi già dal prossimo giugno con l'acquisto dell'appartamento per poi entro novembre di quest'anno far entrare il nucleo di 4-5 persone con disabilità che accompagnate da un operatore nell'arco della giornata vivranno in autonomia.